dove sei stato? Sono stato in giro, sono stato fuori, insomma, sono stato un po' più in giro. Come fuori? Beh, fuori, insomma. Insomma, io una volta facevo Fantastico. Cos'è? Una trasmissione? Sì, una trasmissione televisiva famosissima, c'è la lotteria, ci sono i sorteggi, i premi settimanali, i premi finali, insomma, gli ospiti, una... Ma cos'è? Non faceva successo? No, come? È un grande successo, milioni di cartoline, milioni di telespettatori, capisci? Allora cosa è successo? Allora è che all'ultima puntata qualcuno mi ha fatto una domanda. Lo so, ci sono sempre quelli. Io li conosco, fanno sempre, purtroppo fanno le domande, oggi tutti fanno le domande, non si stancano mai, non dirlo a me. E magari tu hai risposto. Certo, ho risposto, sì. Hai risposto? Sì. E cos'è successo? Sono andato fuori. Sono andato fuori e... Andato fuori... Ma sei andato, cioè fuori, sei andato all'estero? All'estero. All'estero, sì. Vabbè, ma quindi tu, dopo che quello lì ti ha fatto questa domanda, tu hai risposto e hai abbandonato tutti e sei andato via. Vabbè, hai lasciato quelli là così e l'anno dopo chi è che ha fatto Fantastico l'anno dopo? Porco Giuda, non me lo ricordo. Vabbè, comunque non ha importanza, l'avrà fatto senz'altro uno meglio di te. A me la cosa che mi dà fastidio è che io non riesco. Dove vai? No, mentre fai la pausa faccio due passi. Sì. Ma scusa un attimo, tu adesso spiegami una cosa. Cioè tu adesso quando riparti praticamente? Sono appena arrivato, già riparto, scusa. Ah, ti fermi allora? Certo, spero di fermarmi. Ti fermi proprio? Come no, spero. Come spero? Dipende da te. Ma no, quindi dipende dall'Auditel, sai com'è l'Auditel? Ah, l'Auditel, quella cosa che va su, e poi se uno va... Appunto. Sì, ho capito. Vabbè, e quante puntate fai? 8. 8? 8? È bello, beh, 8 è un bello. Numero 8. No, l'unica cosa, sai cosa mi preoccupa? Che cosa? Bisogna vedere cosa succede stasera, perché non so se dopo ti fanno fare le altre. Capito? Solo questo, però... No, ma... No. Allora tu che dici che mi preparo le valigie? Per ogni evenienza io le terrei sempre pronte. Ma almeno proprio... facciamo questa puntata. Ah, la vuoi fare questa? Facciamola. Io sono venuto qua apposta. Facciamola. Allora, mettiti qua, dai. Sì, dove? Signori, via! Tu hai venduto quasi 60 milioni di dischi, lo sai? Sì, più o meno. 60... Quanti film hai fatto, te lo ricordi? Film, penso... 25, 26. Ma cosa continuare a fare film? Perché io penso che tu la tua vita, la tua storia... 25 film, di successo 28, però i film sono 25. Ma tu certo non ricordi le tappe più importanti della tua vita, perché queste cose si dimenticano, perché tu ti sei proiettati verso il futuro. Allora i nostri autori, Bruno Broccoli, Franco Torti e Marco Zavattini, hanno raccolto un po' di memorie, scintille della memoria che servono un po' da provocazione per farti delle domande, sì. E l'abbiamo chiamato il jukebox della memoria. Ecco, Gino Landi può farlo partire. Ecco, questa è la tua memoria del tuo passato. Io vorrei cominciare, Adriano, con una foto che riguarda un tuo libro, un libro che ha un titolo particolarissimo. Dunque, il paradiso, com'è che si intitola? Il paradiso è un cavallo bianco che non suda mai. Ecco, ma perché l'ha intitolato così? Il paradiso è un cavallo bianco che non suda mai? Ma perché questo è un titolo che viene fuori da una storia che un giorno raccontavo a Paolo Conte. Eravamo a casa mia, lui mi stava facendo sentire dei pezzi e poi, come al solito, quando si fanno le 2 o le 3 di notte si va a finire a parlare sempre di Dio. Sì. E quindi si parlava di Dio e io stavo, lui non è uno che non è un credente, cioè nel senso che vuol cercare di credere, insomma cerca, sta cercando la verità, no? Allora lui mi stava spiegando come fai, perché tu ti immagini, allora io gli stavo spiegando com'era il paradiso, perché io sono stato là, no? Sono fermato 2 mesi, certo. e poi sono tornato. Gli stavo dicendo che il paradiso è come, per fargli capire com'era bello il paradiso, è come un cavallo bianco che corre sempre senza sudare. Cioè tu sai che quando fai una corsa su un cavallo, dopo un po' il cavallo suda, gli viene fuori la schiuma bianca, così, quindi, e poi si affatica e poi dopo si ferma. Invece questo cavallo può continuare a correre all'infinito senza sudare, quindi sempre fresco. Questo è il paradiso secondo te? Questo era... No, sì, io ti potrei parlare di altre attività, però dato che tu fai solo 8 puntate non certo, è abbastanza. Fermiamoci qua. Sì, quindi ci fermiamo qua. Un altro personaggio che è legato alla tua vita, adesso apparirà, è l'allora arcivescovo di Milano, poi Paolo VI. Chi è? Montini. Cosa c'entra Montini con la tua storia? No, Montini allora era il cardinale di Milano. Sì. E niente, io, Bruno Dossena, che è quel ballerino bravissimo, era campione del mondo, che poi purtroppo è morto in un incidente, aveva organizzato lui il primo festival internazionale del rock in Italia. E quindi io ero l'unico cantante rock, perché ero il primo, no? Sì. E poi non ce ne sono stati più. E, poi c'erano delle orchestre... Quindi la serata si svolgeva così, c'erano 8 orchestre, 8 orchestre che erano specializzate nel fare il rock e un cantante solo di rock che ero io. E la manifestazione fu organizzata veramente bene, con molta propaganda, con un paio di mesi d'anticipo. In sostanza la gente è accorsa in modo tale che il Palazzo del Ghiaccio conteneva 5.000 posti. Sì. Però, ce n'erano 5.000 dentro e 5.000 erano fuori, avevano spaccato i cancelli per vedere cos'era questo rock, perché nessuno lo conosceva in sostanza, no? E in quel momento, preciso momento, proprio in quell'ora, c'era una processione della Madonna col cardinale Montini, così. Sì. E il rock quella volta lì ha portato via i fedeli, in sostanza il carro andava avanti da solo e gli altri sono andati a vedere tutto. È successo questa cosa. E per questo Montini che ha fatto? Poi no, Montini non ha fatto niente, no, Montini non ha fatto niente, anzi soltanto la polizia da quella volta ha bloccato tutti gli spettacoli che facevamo io e Bruno Dossena. Ho capito. Cioè ogni volta che dicevano c'è rock and roll, Adriano Celentano. Non si faceva più l'ospedale. Era il 1957, nasceva la 500, Carosello, il musichiere, c'era il grande successo di Lascio raddoppia, quella originale, il primo matrimonio tra Sofia Loren e Carlo Ponti e 8 milioni di italiani erano a letto con l'asiatica e milioni di ragazzi impazzivano con la chitarra elettrica. 1957. Il tuo bacio è come un rock. Scriveva per Adriano, in collaborazione di Minellone, una canzone molto bella per i 14 anni, come te 14 anni, della primogenita di Adriano Celentano e Claudia Mori, cioè Rosita. Il motivo era questo. Mi è sempre piaciuta, mi metteva un po' di tristezza. Perché Rosita diventava grande? Sì, perché Rosita diventava grande, quindi la vedevo così, la vedevo già con un piede fuori dalla porta. E in sala incisione successe un fatto particolare, cioè c'era Miki che diceva guarda, insomma bisogna incidere al tuo petto. Allora ho detto guarda, allora facciamo una cosa, io la incido, però in Italia non deve uscire perché io non voglio mai più sentirla. Cioè deve uscire soltanto in Germania, in Francia. Cioè l'idea che Rosita diventasse grande, donna, cioè ti dava fastidio? No, perché... non è che mi dava fastidio, mi intristiva un po', mi intristiva parecchio. E allora Miki ha detto, vabbè, fai come vuoi. Sai. Ma vediamo la famiglia di Celentano, mi mandi per piacere sul video wall la foto della famiglia al completo. Allora abbiamo Claudia che tra di noi stasera la salutiamo, poi la vedremo più avanti. E i tuoi tre figli, c'è Rosita... Rosita, Giacomo, Rosalinda e Rosalinda. Hanno un carattere in comune. Poi altri figli in giro, ma non... Quando i giornali scrivono sì, qualche cosa. Sì, tu hai fatto tanti mestieri nella tua vita, prima di fare il cantante. Quanti mestieri hai fatto? Ho fatto dunque l'elettricista, l'idraulico, il meccanico... L'arrotino e l'orologiaio sono i mestieri che ho imparato definitivamente. Tu eri un ottimo orologiaio? No, io no, sono un ottimo orologiaio. Ancora oggi ripari orologi? No, il mio vero mestiere è l'orologiaio, io canto così per passatempo, ma... Il tuo vero mestiere è l'orologiaio? Il mio vero mestiere è l'orologiaio. Una foto che è importantissima per la vita di Adriano, eccola qui, la foto della mamma, di tua madre. Dunque tu nel libro hai scritto una cosa molto bella, adesso la vedremo tra non molto, e hai detto che la donna più importante della tua vita, senza... Sì. È vero? Sì. Perché? Perché lei mi ha infuso il coraggio, perché era una donna molto coraggiosa. E poi era straordinaria per il fatto che io sono sempre rimasto sorpreso nel vedere per esempio che la gente la conosceva la prima volta e poi sentiva la necessità di andare a parlare con lei, così a fare due chiacchiere. E lei... tu sei nato, Adriano, senza corredino. Senza? Corredino. Sai, corredini per i neonati, cioè non l'hanno fatto. Sì. Perché? Perché mia madre pensava, dato che io sono nato... quando lei aveva già un'età avanzata, 43 anni mi pare. 43 anni, sì, a quell'epoca l'età era avanzata. Adesso a 43 anni uno deve ancora nascere. E quindi andò dal dottore e disse guarda, io mi sento qualche cosa così, io forse devo avere un brutto male. Invece il dottore ha detto signora stia tranquilla, dice lei è incinta. Non gli avesse mai... lei si è scandalizzata perché aveva già i figli grandi, mio fratello, certo. E così. E quindi non voleva far sapere questo fatto e si era messa in mente, dice questo qua è un figlio di vecchi, appena nasce muore, e ha portato avanti questa convinzione fino alla fine e non ha voluto farmi neanche una camicetta, tant'è vero che io dentro mi incazzavo un po' perché dicevo adesso stai esagerando. Adriano, no, allora cosa è successo? È successo che poi dopo è arrivato il momento, insomma era il giorno della Befana. Adesso non so esattamente che ora fosse, e niente, lei ha talmente convinto tutti che io nascevo e morivo, che gli altri erano veramente, ormai se lo convinti, erano dispiaciuti ma convinti che io morissi, no? Infatti hanno sentito che io ero nato. E però ero nato, non piangevo, non facevo niente. Allora ha cominciato a dire, ostia, aveva ragione, è morto. Invece tutto un tratto, il tuo bacio, hai capito, è venuto fuori. Adriano, tu nel libro dici una cosa molto bella su tua madre. Dice, quando io sono uscito da lei, lei è entrata in me. Perché c'era questo grande rapporto tra voi due. Però tua madre non voleva che tuo zio Amedeo ti battezzasse, perché? Allora, hai letto bene il libro tu? No. Pippo Baudo ha questo di bello, che lui oltre a presentare è uno che legge anche. Ma mica, adesso a parte gli scherzi, non è mica una cosa di tutti, eh. E... zio Amedeo allora? No, mio zio Amedeo era uno scatenato, era un grande musicista, suonava il mandolino, la chitarra. Era un artista nel vero senso della parola, in tempo di guerra lo chiamavano gli americani a fare i concerti, lui andava 2 volte, poi non ci andava più, non badava i soldi, era veramente era bravo a fare tutti i mestieri, per esempio era un ottimo barbiere, aveva una mano nel fare la barba, che era anche lì, era ricercato da tutti, soltanto che era sempre un debosciato, no? Nel senso era sempre senza una lira, oggi dormiva qui, insomma era uno scapestrato, era considerato così, sì. Buono, uno spostato, come diceva tu, uno spostato. E niente, lui voleva battezzarmi, mia madre non voleva perché diceva no, se lo battezzi tu, perché c'era la nomea che chi battezza trasferisce il carattere, dice, se lo battezzi tu questo qui viene come te, viene scatenato come te, e dice io non voglio, e ci sono stati delle liti forti. Mio zio si è impuntato, si è appellato a mio padre, che era il fratello, ha detto guarda perché, dice, questo qui è una scemata, insomma mio padre e mia madre hanno litigato, insomma alla fine ha vinto mio padre. E forse aveva forse ragione tua madre, che poi si è spostato il carattere. E il carattere infatti dopo si è spostato infatti. Dunque, Via Gluck, si parla di Via Gluck, c'è sempre Celentano, ecco Mariella Milani, pronta Via Gluck, con chi sei Mariella? Eccomi qua, io sono davanti al 14 della Via Gluck, la casa appunto dove è nato Celentano. Questa una volta era veramente l'ultima casa, come ha scritto lui nella canzone che ha dedicato a questa strada che ha amato tanto. E questa signora accanto a te? E questa signora accanto a me si chiama Ginetta Scuratti ed era una delle ragazze della Via Gluck. Non so, adesso non ci vuol dire quanti anni ha, ma insomma... Ecco, Ginetta Scuratti, che cosa aveva di speciale questa strada? Intanto capiamo se Adriano l'ha riconosciuta. L'hai riconosciuta questa strada? Sì. Questa strada era una strada di paese, giocavano tutti a piedi scalzi, ma eravamo... Adriano, anche Adriano, ma eravamo molti uniti, ci si divertiva. Non so se Adriano si ricorderà ancora della Via Gluck. Senti, ma è vero che sua madre ha dato il latte ad Adriano? Mia madre ha dato il latte ad Adriano e il fratello di latte è mio fratello Romano. Ma Adriano ha scritto che venivano dagli altri quartieri, dalle altre strade per vedere le ragazze della Via Gluck. Perché eravamo delle belle sventole e delle belle figliole. Adriano ci sapeva fare con le donne. Ma era un po' timido Adriano. A lei piaceva Adriano? Oddio, non troppo. Adriano. Quali altri personaggi hai Mariella in Via Gluck? Come? Quali altri personaggi hai in Via Gluck? La sorpresa, ma li troveremo dentro quando entreremo nel cortile. Adesso vi possiamo far vedere le immagini che abbiamo registrato nel pomeriggio per vedere un po' com'è Via Gluck di giorno, perché ovviamente di sera non era possibile farvela vedere, quindi abbiamo registrato le immagini. Fondo c'è la stazione centrale che è vicinissima, la Via Gluck arrivava al numero 16. Adriano, appunto. Tu hai sempre detto che guardavi verso il nord, per quale ragione? Perché il nord vedevo sempre l'aria più limpida, vedevo sempre il verde. Le montagne, cioè le montagne erano dalla parte del nord, quindi mi affascinava questa vista. Intanto stiamo vedendo Via Gluck Adriano, di giorno. Siccome l'ho letta anch'io questo tuo libro, sì. Penso che ho capito un po' quello che volevi dire quando hai scritto Scatole e Tombe, no? Nel senso che adesso non ci sono più questi bellissimi cortili dove voi giocavate, che poi certo. Tra l'altro questi cortili hanno una caratteristica molto particolare, che è proprio quella di avere dei passaggi interni attraverso dei corridoi, per cui si scappa da una casa all'altra, da una strada all'altra, ed è proprio una caratteristica che c'è solo qui in queste case milanesi di ringhiera, e Adriano ha scritto che invece le case adesso sono tutte delle scatole, sono dei cimiteri, che tutta Milano è diventata un cimitero. Vedete, una caratteristica che c'è ancora adesso, i gabinetti sono tutti sul balcone, molti ancora in queste case qui sono sul balcone, quindi la gente esce fuori, ed ecco qui le ciminiere, le famose ciminiere della vicinissima centrale che appunto riscalda la centrale termica della stazione. Adriano, tu torni qualche volta a Via Gluck, ci ritorni? Sì, sempre. Sì, sì. Sì. E lì eravate divisi per banda, c'era la banda del 14, del 16, del 18 a seconda dei numeri civici, no? No, la Via Gluck era tutta compatta e unita. Eravamo divisi fra, c'erano delle guerre di Sassaiolo così fra la via, e l'altra. Di queste guerre parleremo fra un po' con i tuoi amici. Va bene Mariella, va bene. Senti, ma dice che era una specie di salotto questa Via Gluck, tu uscivi a piedi nudi, andavi da casa, uscivi e passavi le tue giornate con gli amici, con i ragazzi. Sì, beh, specialmente d'estate si usciva, eravamo molto liberi, ma non soltanto io, anche gli altri ragazzi, uscivamo a piedi nudi, andavamo lì, c'era un naviglio dove l'acqua era limpida, e quindi andavamo spesso a fare il bagno lì, quindi, perché la Via Gluck a un certo punto le case finivano, sì, e da lì in poi c'erano soltanto prati, quindi era bellissimo. Quindi Via Gluck diciamo che è il tuo giardino d'infanzia. Sì. Giardino d'infanzia di Adriano Celentano, Via Gluck. ragazzo della Via Gluck. Tutte parole strane, quante ne hai inventate nelle due canzoni? Quella lì, Prince in Esce, non la so dire mai, com'è? Prince and Call in Esce in Ciusol. Ma come ti è venuto questo Prince in Esce in Call? No, perché facevo sempre, era un periodo che facevo sempre canzoni dove c'era sempre un messaggio, un così, e allora ero stanco di dire delle cose. Allora volevo una volta dire un qualche cosa che non diceva niente. Ho capito. Però che lo dicessimo tutti insieme, e quindi ho fatto questa canzone. Senti, ma le parole sono belle. Sono molto interessanti. Sì. Magari la cantiamo, la sentiamo più tardi, la facciamo qua, la improvvisiamo, dai. Beh, una frase magari. Una frase. Oh, io vorrei parlare un momento di Claudia, che prima ho salutato, e non so se la camera può inquadrarla, dovrebbe essere in sala, se la nostra steady può inquadrarla. Eccola lì, potete girare la camera e accendiamo anche le luci, Morbidelli. Ecco, Claudia che è accanto a Giampaolo Cresci. Come hai conosciuto tu Claudia? Beh, Claudia l'ho conosciuta... no, rido perché... L'ho conosciuta quando facevamo il film. Oh, riprendimi con quella camera là, per favore. Allora, se no non parlo. Adesso stiamo girando la camera. Dicevi, l'hai conosciuta quando facevate il film? No, aspetto che la camera si gira. Va bene così questo stacco? Landi, fai lo stacco come lo preferisce Adriano, perché forse Claudia la vede da un lato, e puoi staccare sulla steady? Questa è vera diretta, così improvvisiamo anche le inquadrature. E lì, la steady puoi inquadrare? No, la steady, quello lì, la centrale. Quale camera vuoi? Il tuo servizio, quale camera vuoi? Io vorrei la centrale. La 2? Gira la 2 per piacere, gira la 2. Gira la 2! Ecco, Claudia, vuoi alzarti? Inquadratura dedicata ad Adriano, diretta ad Adriano. Allora dicevi, l'hai conosciuta mentre giravate quelle film? No, ma tu hai capito male, volevo essere io inquadrato in quella cosa. Ecco, così va bene. Grazie allora, Landi. Dicevi. Devo fare i complimenti, ha fatto lui le coreografie del Landi. Anche dei ballerini. Sì, tutte le coreografie regine. Bravissimo. Bravo. Specialmente il balletto, quello coi manichini. È un'idea bella. Sembrava un'idea mia, sembrava. Invece è sua. Ecco, stavo dicendo che no, Claudia io l'ho conosciuta quando giravamo il film Uno Strano Tipo. Sì. Lei allora era fidanzata con un calciatore, lo Iacono, che calciava molto, era bravo, insomma era stato un campione. E niente, lì c'era una scena, io quando l'ho vista, appena l'ho vista mi sono subito innamorato, devo dire la verità. Proprio è stato un colpo di fulmine, anzi erano 2 o 3 i fulmini. E allora la prima cosa che ho fatto è stata di andare a vedere la sceneggiatura per vedere se io dovevo darle un bacio. E invece non c'era il bacio. Ho detto, porca miseria che fregata, come faccio ad attaccare adesso? Dico, perché se c'era la scusa del bacio, una volta che è partito il bacio, l'inizio è sempre duro, no? È duro, sì. Capito? Dopo, poi quando vai... invece il bacio non c'era. Allora al trucco io ho cercato, ho detto, senta, ho cercato di aggredirla un po', ho detto, senta signorina, perché ci davamo quella di lei. Lei era una che stava sulle sue, è sempre stata una un po', capito, un po' energica, ancora adesso, qualche volta. Allora io ho detto, dico, senta signorina, sa che lei deve darmi un bacio? E lei mi ha risposto subito, dice, guardi che lei si sbaglia, si legga bene il copione, io non devo baciarla affatto. Dico, beh, perché se per caso doveva darmi un bacio, cosa faceva? Non faceva il film. Forse no, ha detto. Sì, questo è stato il primo impatto. È stata talmente decisa che io ho pensato, con questa qui non c'è niente da fare, mi risponde così, in più è anche fidanzata, là è un campione, uno gioca bene così, ho detto, mi rassegno. Sai, al trucco al mattino sei sempre un po' addormentato, allora mi sono un po' lasciato andare, ho detto, inutile che adesso sto lì a tenermi bene così un po' in tiro, perché lei, io ero qui e lei era lì che si stava truccando, sì. No? E mi sono addormentato, ho detto, ma mi ha addormentato ormai, non c'è più niente da fare. Mi sono addormentato poi con la bocca aperta, sai quando uno dorme a volte, io tante volte dormo con la bocca aperta. Sì. E ho chiesto a uno di farmi una fotografia, insomma non è bello, quando dormo non sono... Sì, no. E così... Grazie. Allora... E così, niente, è successo che poi dopo... Io ho cercato di circuirla, però mi ero assegnato che non c'era niente da fare. Siamo andati al ristorante a mangiare e casualmente era una serata in cui io ero in vena, dicevo diverse battute e lei ha cominciato a ridere. Allora io quando vedevo che rideva, calcavo la mano, cioè dicevo, facevo proprio, alla fine facevo proprio il pagliaccio, perché dicevo, caspita, se ride, allora forse c'è una speranza che si riesce a attaccare così. Lei rideva moltissimo. E tra una battuta e l'altra così ho detto, è bella questa, senti com'è il numero della tua camera? Insomma il fatto sta che siamo stati tutta la notte a parlare e io poi dopo ho detto guarda io sono, dopo ci siamo lasciati, lei è andata a dormire nella sua camera, io nella mia, io dormivo nel letto matrimoniale con uno, un mio amico, sì, sì. No, ma era un orchestrale, cioè, perché allora si usava, credo anche Jovanotti quando va insieme dorme assieme con i suoi amici così. E insomma dormivo con uno, si chiama Dino Pasqua di Bisceglia, aveva il naso lungo, e gli dicevo, dico, cane, e lui mi fa, oh allora, ce l'hai fatta? No, ce l'hai fatta, ho fatto niente, dico, no, è che purtroppo io, dico, sono innamorato, ma caspita, ti capisco, diceva lui. E allora adesso gli telefono. Il telefono gli ho detto, senta, risposto, ho fatto il numero di telefono, lei gli ho detto, senta signorino, io, cioè senta, no, dopo ci davamo il tu. Ho detto, senti, no, io volevo dirti, magari a te non te ne frega niente, però volevo dirti che io sono innamorato di te. Buonanotte. No, no, aspetta, anch'io. E lì c'è stata la grande gioia, perché insomma ci eravamo dichiarati. Però c'era il passo più importante da fare. Io non sapevo, non ci eravamo attaccati ancora. Il bacio. Il bacio, io sai, ho detto adesso come faccio a girargli intorno, gli metto la mano sulla spalla, poi di colpo metto la mano... Insomma, volevo avere una certa eleganza nel fare questo gesto. E a un certo punto gli ho detto, senti, andiamo a mangiare assieme stasera, sì, io vado su a fare la doccia, dopo magari quando tu hai finito vieni nella mia stanza. Dice, va bene, allora vengo lì. Lei è venuta nella stanza, io mentre mi lavavo dicevo adesso cos'è che faccio, te lo metto sul disco, allora ho preparato un'atmosfera, ho messo su un disco di Ray Charles e lei è entrata, si è seduta, ciao, sei pronto? Sì, sono pronto, adesso prendo la giacca, ma la giacca l'avevo già su, anzi, cioè non la giacca, prendo, insomma, tartagliavo un po' e intanto il disco andava, dico, bello sto disco, e mi sono seduto vicino a lei, e non sapevo, non mi veniva fuori una frase, ho detto, lei aveva le braccia scollate, ho detto, gli ho toccato le braccia e ho detto, che muscoli che hai? No, perché... Sì, l'applauso un pochino più forte. No, e allora io ho detto, perché ho detto questa frase, dico, che muscoli, dice, e lei ha detto, cioè non era tanto contento di questo complimento così. Io ho visto che non era contento, ho detto, no perché guarda che, dico, secondo me tu sei forte, secondo me tu sei forte, hai anche una forza proprio fisica. E dice, no, sì, guarda, perché proviamo a fare il braccio di ferro, a vedere se riusciamo a... No, perché io penso che forse tu vinci a fare il braccio di ferro, ma no, diceva lei. Dico, ma... Per curiosità, sì, ma tu fai apposta a perdere così, dici, no, che faccio apposta? Ci ha messo il braccio di ferro così, allora dico, e allora le due facce erano lì e tac, ci siamo baciati. Ah, così? Ci siamo baciati col braccio di ferro. Sì. Questo è il primo bacio, Questo è stato il primo bacio e dopo, poi la sera siamo andati a letto, no? Senti, sì. Ti sei sposato? Mi sono sposato con lei dopo più tardi. Certo, sì. Mattina, un matrimonio molto privato. Abbiamo visto padre Ugolino che era qui tra noi oggi. Sì, l'ho visto anch'io stamattina. Ti ha sposato all'alba proprio. Sì. Siamo sposati a Grosseto, io non volevo far sapere niente ai giornalisti. Fra me e i giornalisti c'è sempre stata una certa... una certa difficoltà di rapporto. No. Okay. Loro pensano così. Invece per me è sempre stato un gioco. Proprio perché c'è questa difficoltà, forse l'ho creata io involontariamente o forse l'hanno creata loro così, però comunque è un gioco divertente. Perché io penso che se non ci fossero i giornalisti non ci sarebbe poi l'avvallo del successo, anche quando ne parlano male, anche quando ne parlano bene, quante cose hanno detto su di te, capito? Eppure adesso tu sei qui a fare 8 puntate. E quindi fra me e i giornalisti c'è sempre stata questa schermaglia, sì, simpatica a mio, da parte mia, adesso non so da parte loro. Cosa? No, 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 stavo andando avanti. No, di tu. No, dico, ti sei sposato e questo ha creato un po' di imbarazzo presso gli ammiratori, i fans, no, che si sentivano un po' traditi. No, perché... io non volevo sposarmi, non volevo dare in pasto una cosa così intima come il matrimonio in pasto a tutto il pubblico, ma non perché io amo il pubblico e lo rispetto, perché fra l'altro se non ci fosse il pubblico, come i giornalisti, se ci fossero i giornalisti e il pubblico, rimarremmo io e te, cosa facciamo? No, non volevo dare in pasto questa cosa intima, pensavo questa cosa dovesse essere, è una cosa che dovesse riguardare soltanto la coppia. Ho capito. E, no, quindi, e quindi ci siamo sposati in segreto. No, ma io volevo dirti questo, gli ammiratori che ti vedevano scapolo, ti preferivo forse scapolo, hanno un po' subito un trauma per questo matrimonio oppure l'hanno accettato incondizionatamente? No, io credo, sì, c'è stato credo forse un pochino, mio fratello aveva molta paura di questo fatto, no? Perché aveva anche una percentuale sulle mie... però ho detto, guarda Sandro, stai tranquillo, non succede niente, poi le ragazze capiscono, poi io non è che... io mi sposo con Claudia, ma intanto non metto mai la vera, che vi faccio capire che volendo... sai, ma lei magari parte, io capisco, quindi ma tu sempre, però c'è sempre una speranza. Eri antidivorzista perché cantavi la canzone La coppia più bella del mondo che era contro il divorzio, no? Antidivorzista sempre, sì, sempre. Sì, sì, beh, però senza fede. No, cioè antidivorzista, un momento diciamo le cose, antidivorzista nel senso che, adesso veramente il senso non me lo ricordo più, però io capisco che una coppia possono dividersi se non vanno d'accordo, se proprio non vanno d'accordo, che questi qua si picchiano dalla mattina alla sera, certo è meglio che si dividono perché sennò fanno del male a se stessi e, figli, e anche ai figli e poi anche a noi. Senti, chi è che sta parlando? C'è qualcuno qua? No, sta parlando qualcuno di fede. Senti, in quel periodo tu hai avuto un incontro con la fede perché hai frequentato dei corsi tenuti da padre Virginio Rotondi, è vero? Andavi sì. a studiare, leggevi i Vangeli, leggevi la Bibbia? Sì, diciamo che in quel periodo era l'unica cosa che leggevo, l'avrò letto 150 volte così, quindi andavo anche, volevo sapere di più, quindi sono andato per un anno dai Gesuiti a San Fedele, sì. Tutti i mercoledì andavo, c'erano queste riunioni di teologia dove c'erano dei dottori, c'erano ostetrici, insomma... E ti sei appassionato all'argomento? No, io mi sono sempre appassionato dall'inizio, ho voluto approfondire. Cioè, sono andato là per un anno così e loro spiegavano le cose, come succedevano, come vedevano il fatto della verginità della Madonna, come vedevano, cioè spiegavano teologicamente il messaggio di Gesù, no? E poi dopo, insomma, per un anno, poi tant'è vero che quando loro non ce la facevano più, dopo io ho cominciato a spiegare a loro veramente come stanno le cose. Loro hanno capito, Adriano, certo. Arrivavano in quegli anni anche i nuovi cantanti, no? Arrivava Gianni Morandi, arrivava la Rita Pavone, fu un momento arrivava alla ribalta del successo, 64, 63, ah, sì, quegli anni. Sì. Quindi noi abbiamo voluto creare un quadretto per rappresentare questo momento tuo musicale, cioè ma c'è un lampeggio, ci deve essere un lampeggio da Cortona, no, questo balletto, appunto, che ripropone il tuo momento musicale fatto dalla Pavone che cantava Fatti mandare alla mamma, ce lo cantava Morandi, invece la Pavone Cuore e tu con Pregherò, ma mi pare che non stia facendo questo, è un altro discorso che volevo fare, mi stavo tu lascia parlare come vuoi e lui. Hanno fatto un sacco di discorsi. Sì, ma tu dov'eri in quel periodo lì? Io? Cioè, nel periodo che nascevano questi qua e... Io nel 63 facevo 7 voci. Ah, 7 voci? 7 voci. Ti ricordi? No. Ah, vabbè, lo ricordo io. Invece noi ricordiamo questo periodo, prima dicevamo La coppia più bella del mondo, adesso in perfetto stile anni 70, una canzone che vinse il Festival di Sanremo e scatenò un sacco di polemiche, ti ricordi c'erano scioperi allora e tu impavi assieme a Claudia a Sanremo, chi non lavora non fa l'amore, alla maniera come venivano fatti i balletti allora, cioè in maniera didascalica ed espressiva, chi non lavora non fa l'amore. Chi non lavora non fa l'amore, chi non lavora non fa l'amore. Chi non lavora non fa l'amore. uno sciopero contro di te. Chi non lavora non fa l'amore. Chi non lavora non fa l'amore. Se sciopero mia moglie dice: chi non lavora non fa l'amore. Chi non lavora non fa l'amore. Dammi l'aumento, signor padrone, così vedrai in casa tua e in ogni casa entra l'amore, e in ogni casa entra l'amore. Chi non lavora non fa l'amore. Sabina Stilo, Mario Marchiaro. Bene. Piaciuto? Adriano, sto balletto, ti è piaciuto? Bellissimo. Ti ha ricordato quel momento, sì. 70, le polemiche. No, poi ha raccontato il balletto, ha raccontato bene il concetto della canzone. Tutta la canzone era spiegata, sì, al popolo. L'ha spiegata, giusta. Oh. Ci colleghiamo subito con Milano. Mariella Milani, avevi promesso delle novità a Via Gluck, delle cose. Ci sei, Mariella? Ed eccoci qua, siamo entrati nel 14 di Via Gluck, siamo nel cortile dove in pratica si svolgeva la vita quando Celentano abitava qui, e questa è la porta della casa di Celentano. Adesso c'è un ufficio di rappresentanza di biancheria intima e un monolocale, siamo entrati ma credo che sia inutile vederlo, mentre è interessante vedere che qui non è cambiato quasi nulla, è una tipica casa di ringhiera milanese, come vedete. Adesso ci sono delle persone che vogliono in qualche modo festeggiare Adriano. Di nuovo c'è che adesso c'è il bagno in casa, una volta non c'era, una volta era quella porticina là, forse Adriano se lo ricorderà, serviva addirittura una ventina di persone, tutte le famiglie che abitavano in questo cortile ed erano tutti amici. La mamma di Adriano sedeva fuori della porta a fare la calza e chiacchierava con le signore che stavano in questo cortile. Ma c'è una sorpresa, credo che una sorpresa che farà molto piacere ad Adriano. Eccoli, i ragazzi della Via Gluck. Non è stato facile, ma li abbiamo trovati, sono qui, hanno sentito la canzone, forse sono un pochino invecchiati, però ci sono tutti e sono sempre battaglieri e hanno preparato una sorpresa per Adriano, una loro versione del ragazzo della Via Gluck. Ragazzi, andate. Passano gli anni, ma 20 sono lunghi, però quel ragazzo ne ha fatta di strada. ma non importa la sua prima casa, ora coi soldi lui può comprarla. Torna e ritrova gli amici che avevi, gente tranquilla che lavorava. Laddove c'era la guerra ora c'è una città, e quella casa in mezzo al neve ormai dove sarà. Eccoli qua i ragazzi della Via Gluck. Mariella? Sì. Ecco, allora, cominciamo a presentarli. Emilio Prata, il figlio del portinaio del 10, che ci racconta di quando Adriano chiudeva tutti i campanelli con la cancina per farli suonare sempre e il padre lo ricorreva. Ti ricordi, Adriano, quando mio papà ti chiamava Terremoto e mia madre ti pigliava scopate perché faceva la custode? È vero? Sì, è vero. Ciao, intanto... È vero Adriano o no? Sì, sì, è vero. Ah, eccolo. Senti, mi fa molto piacere rivedervi, poi dopo ci vediamo veramente di privato. Gianprimo è il fratello, però... ma che fa? Si spoglia Gianprimo? Io e Adriano abbiamo sempre... Come? Non sentiamo Mariella? Si spoglia. Ti ricordi perché? Adriano? Che cos'è? Sì, no, niente. Dunque quella è una storia, lui si chiama Emilio, Gianprimo, che è il fratello di Emilio, quello che cantava. Sì. E questa è una storia che è sempre rimasta misteriosa, perché eravamo io... Mi pare che gli abbia rotto un braccio, Sì, no, eravamo io e il fratello di quella che ha intervistato prima della Ginetta, questo Romano Scuratti. Eccolo qua Romano, eccolo qua! Allora cosa è successo? Che Gianprimo eravamo in una porta e noi abbiamo picchiato questo Gianprimo, io e Romano. E cosa è successo? È successo questo, che questo ragazzo Gianprimo si è trovato con quel braccio lì spaccato, sì. E hanno sempre detto che sono stato io, ma io francamente non credo che sia stato quell'altro. Dimmi Mariella. Ecco, qui abbiamo Romano Scuratti, ne ha appena parlato Adriano, e il fratello di latte. È vero che gliele dava lei ad Adriano? Ti ricordi le lotte? E quando te le suonavo spesso e volentieri? Ecco, questo qua è Romano, vedi? Sì. Questo è Romano, infatti va che faccia, secondo me gli ha spagato lui il braccio. E la battaglia che facevamo con quelli del 40 e con quelli di Via Braga, Sassaiola. Ma è vero che Adriano aveva paura di fare a botte? Ecco, per esempio... No, proprio paura no, ogni tanto si tirava indietro. Cosa ho detto? Non l'ho sentito bene, ogni tanto? Ti tirava indietro. Ti tiravi indietro. Va bene, Mariella, hai finito questa galleria? Sì, perché tiravano i sassi questi qua. Mariella, hai finito questa galleria di ragazzi della Via Gluck? Beh, c'è una piccola storia che è un segreto, la possiamo rivelare. Vittorino, quello del burro, durante la guerra procurava il burro a tutta Via Gluck e Adriano ha scritto che non si è sempre stato un segreto di dove prendesse questo burro. Adesso lo può rivelare dopo 30 anni. Altro che il segreto. La provenienza era della Valchiavena, della latteria sociale della Valchiavena, e poi che allora sulla tavola che era poco. Soldi ce n'erano pochi, Era molto più buono. Non si sente. E Giordano Ravasi, che vuol dire una cosa ad Adriano. Adriano, hai sentito la canzone? Sì, l'ho sentita, bravi. Ecco, no, bravi niente. Invece di 8 anni, come dici te, noi abbiamo messo 20, perché in Via Gluck non ti fai più vedere. Non vai più via Gluck? No, è mica vero. No, con questo invito. Non è mica vero, ma che io vengo spesso, passo spesso in Via Gluck, tanto voi non ci siete mai. No, guarda che sbagli perché... Guarda che cosa ha in mano Giordano Ravasi, sai cos'è questa? La lippa. Sì, la lippa. Sì. Ne hai spaccati di vetri, sì, ne ho spaccati sì, però ti ricordi che tu una volta, io ero vicino a te, tu stai tirando la lippa, non hai preso la lippa e mi hai dato una randellata in testa. Torniamo adesso al nostro amico Adriano. Io prima avevo fatto un discorso sul 64, sul tuo momento, avevo anche citato sia Morandi che Pavone e questo è il momento di fare questa fantasia in cui c'è un po' di Morandi, del nascente astro Morandi, della nascente star Rita Pavone, e poi il momento importante della tua vita, questo incontro con la fede, questo incontro il più importante, appunto quella grande canzone che... No, dico il più importante come di... Ah, tu dici no, dici un'altra cosa. No, cosa volevi dire? No, io pensavo, l'avevo sbagliato tu, ho sbagliato anche le date, adesso, una mia confusione. Vabbè, tanto resta tutto come... Sì. No, resta, io non l'ho detto. No, sempre quegli anni siamo. Sì, sì, sì. Allora, omaggio a quel periodo particolare con un finale dedicato a quel spiritual grande successo che fu Io pregherò, no? Sì, pregherò. Pregherò. Pregherò per te che hai la notte nel cuore, e se tu lo vorrai, crederai. Io lo so, pregherò, perché pregherò, pregherò. Tu la fede non hai, pregherò, ma se tu lo vorrai, crederai, non devi odiare il sole perché tu non puoi vederlo, ma c'è, ora splende su di noi, dal castello del silenzio, egli vede anche te e già sento che anche tu lo vedrai, egli sa che lo vedrai, solo con gli occhi miei, ed il mondo la sua luce riavrà. Io t'amo, 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 questo è il primo segno che dà la tua fede nel Signore. E ti chiamo, t'amo, t'amo, nel Signore. Annalena Lombardi, pregherò. Momento importante questo della tua carriera, vero Adriano? Questa canzone. Sì, perché veniva dopo, mi pare che, adesso non ricordo proprio bene, ma mi pare che era il primo successo dopo il servizio militare. Sì. Ehm, E poi la continuazione l'hai fatta cantare a Ricky Gianco, no? Beh, Io vedrò. Sì, quello è stato un trucco per cercare di lanciare quelli che erano nel clan, perché purtroppo io avevo delle difficoltà con la televisione, in quanto ogni volta che volevo che loro apparissero in televisione, la televisione mi faceva una specie di ricatto, dicevano noi li prendiamo se vieni anche tu. Allora io potevo andare una volta o due, non potevo andare sempre, e quindi dovevo escogitare dei sistemi per cercare di far vendere i dischi anche in altri modi, no? Certo, certo. E quindi abbiamo fatto un testo che doveva essere la continuazione di Pregherò. Questo era stato tutto preventivato prima, naturalmente prima di fare anche la canzone Pregherò. Okay. Senti, e Ricky Gianco infatti aveva venduto mezzo milione di dischi. Senti, tu hai anche aperto una fabbrica di pantaloni una volta o no? No, 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 mai. Fabbrica di pantaloni no. Avevi avuto una mezza idea? No, Beh, stavi dicendo? No, stavo ridendo, poi capirete perché. No, mi viene da ridere perché ogni volta che io vedo quelli là, sì, io tramite loro riesco a correggere i miei difetti. Ho capito. Perché tu sei stato imitatore, perché tu imitavi Jerry Lewis, sì, imitavi Elvis Presley. Sì, no, Elvis Presley no, io imitavo Jerry Lewis, poi dopo ho cominciato a cantare il rock senza più imitare. Ho capito. Il mio modello però non era Elvis Presley, ma era Bill Haley. Sei Bill Haley, quindi Rock Around the Clock. Sì, Rock Around the Clock, però dopo sono diventati anche tutti gli altri, però cercavo appunto di fare un... Facevi anche coppia con Tony Renis, tu facevi Jerry Lewis, lui faceva Dean Martin. No, questo prima che io cominciassi a cantare. Ho capito. Lui faceva Dean Martin, io facevo Jerry Lewis, insomma facevamo un discreto successo. Insieme. Tu hai imitato, ma sei stato tra i più imitati perché c'è migliaia di persone in Italia che ti imitano, che si vestono come te, che addirittura vivono imitandoti. Sì, che parlano poi. Fanno le serate, si divertono. Sì. Noi abbiamo preso 5 nel mucchio di migliaia di tuoi imitatori e abbiamo fatto questo bouquet, questo omaggio di canzoni di Adriano Celentano. Io sono ribelle, non mi piace questo mondo che non vuole la fantasia. Io sono ribelle nel vestire, nel ballare, nel baciare la bimba mia. Ma provo un po' di felicità, balla bella. Prego, vuol ballare con me? Grazie, preferisco di no. Non ballo il tango col caschetto. Grazie, prego, grazie, scusi, tornerò. E io che ho pianto per te, pregandoti di stare con me, mi pento perché non ti voglio più. Non ti amo, non ti credo e perciò stai lontana da me. Non ti voglio perché non ti voglio così. E le strade sono piene di donne uguali a te. Se ne va tra i sogni e le preoccupazioni, le calzierette ha preso già il posto dei calzettoni. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri e dei pensieri all'incontrario. Chiami? Io mi chiamo... Non si sente? Sì, io mi chiamo Parisi Nicola, in arte Nicky Celentano. E in genere mi chiamano, però per lui mi chiamo Salvatore Puglisi. Bravo, bravo. È gente che vive per te e con te. Sì, ciao Adriano. Ciao, come stai? Stai bene? No, ti vedo un po'... Stai bene? E comunque io mi chiamo Noè, come quello dell'arca, no? Noè Roberto. Uno forte. Forte. Tu? Ciao Adri, orca, come va? Tu non ti ricordi quando facevi quelle serenate, la Giusca Alfei, agli Urban Harmony con Charlie di Sepa, quando era fantastico? Sì. Cioè, comunque io mi chiamo Antonio Correa e mi chiamano il bis molleggiato. Bravo Correa, tu sbatti gli occhi uguali a me. Verso lì, verso la camera. Uè, ciao Adriano. Uè, ma tu sei forte. Io ho capito che... sì, di Adriani, cioè, di Adriano ce ne sono uno, tutti queste gli altri sono le sue. Sì. Sì. Ciao. Vai. Bravi, complimenti. Mangio l'Adriano. Non la sapevi questa cosa qui, eh? Non la sapevi. Grazie ragazzi, l'applauso ancora a loro, ai 5 imitatori. sees a story about me needs a moocher. She was a blow down, is a coocher. She was the roughest, effest thrill, but Minnie had a house as big as a wheel. Ferma, ferma. Questa canzone... Grazie. Mi piacerebbe cantarla con voi. Dobbiamo fare una prova. Ve la sentite? Allora dovete dire ani 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 ani. Caspita. Non avrei pensato. Allora ripartiamo da capo, eh? Vai. Story about Minnie's a moocher. She was a blow-down, is a coocher. She was the roughest, effest real, but Minnie had a heart as big as a wheel. Annie, 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 Ori, 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 ferma. Ma voi fate finta di cantare. Non cantate voi, perché sennò loro non sentono. Aprite il microfono. No, non arrabbiate. No. Mi apri il microfono, grazie. Oh, ma mica state a fare cure, Ari. Già. E questi, amici. No, vengono forse... qui, si siedono e guarda che mica è così, Su! Anche il dottor Cardellicchio del direttore del centro di Roma. Ari. Va bene, anche il direttore di Rai 2, Gigi Locatelli, che mi ospita nella sua rete, dove spero di stare in ottima compagnia e bene. Ari. Guardi, da me proprio no. No, questo non lo fai, siamo finiti, Cala l'audience. Ari. Dai, rispondi. No, guarda, se io canto cala. Guarda che ti conserva la longevità questa cosa qui. Fa bene. È vero? Non ho sentito. Fa bene cantare Ari. Caspita, fa meglio Ani che i di. Vabbè, lo farà. Allora, riattacchiamo? Io riattacco, ma dovete cantare, se no non finisce più questa canzone. Anzi, facciamo una cosa, alzatevi in piedi tutti, va? No. No, lasciamoli seduti adesso. Dovessero farsi male. No, per adesso è meglio che stanno seduti. Vabbè. Vai! 1, 2, 3, 4! About me needs a moocher. She was a blow-down, is a coocher. She was the roughest thrill, but Minnie had a heart as big as a wheel. Annie, 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 around with the bloke man smoking. She knocked him though he was cooking. He took her down to Chinatown and he showed her how to kick the corner around. about the king of Sweden. He gave her things that she was near. He gave her a whole bit of gold and steel, a diamond car with simple and to wheel. He gave what is now and the twisted horses. Each music cage was case and messy tell him. If I was a slice again, my best with made was you damn my love with them recognize it. No, mi viene da ridere perché mi ricorda qualcosa. È sempre la luce la cosa più importante dell'universo. Senza la luce, questa meravigliosa commedia che noi stiamo tragicamente vivendo, anche se adesso qui noi ci divertiamo, senza la luce questa commedia non sarebbe mai iniziata, perché la luce va a una velocità incredibile, circa 300.000 km al secondo. Quindi in questo momento la luce, per esempio, vi sta dando l'informazione che noi siamo qui, che c'è Pippo Baudo, che inevitabilmente c'è lo sponsor, purtroppo. E se per esempio adesso voi da casa vostra qualcuno dovesse cambiare canale, non riceverebbe più questa informazione, ma ne riceverebbe una peggiore. E con questo non è che mi riferisco a Canale 5, Anzi, Canale 5 devo dire che ultimamente sta facendo dei bei programmi. Emilio, per esempio, è una bella trasmissione. La Rai, su Rete 1, purtroppo lì c'è un po' di carenza. Ci sono un paio di programmi che non vanno. Non voglio adesso dire proprio esattamente il titolo, perché non sta bene. Per quale motivo? Loro capiscono e correggono e devono capire, no? Loro capiscono che devono smettere, insomma, questi programmi. Però qualche volta la luce siamo noi che la spegniamo, cioè che la spegniamo, che l'accendiamo, e il più delle volte è una luce falsa che ci guida verso l'oscurità. Ecco perché il nostro pianeta piano piano si sta spegnendo. Perché, lo sapete anche voi, no? C'è una nuova religione che si è impadronita del mondo intero. Questa religione si è installata in tutti i nuclei familiari, dai più ricchi ai più poveri, persino fra i mendicanti. E si chiama profitto. Su tutto bisogna guadagnare. Ogni cosa ha un prezzo. E se vuoi il sorriso di un amico, lo devi pagare. È su questi principi ormai che sono basati i valori dell'umanità. Questa religione ha preso piede dappertutto, persino fra le bestie feroci. Tigri, leopardi, si scannano per un barile di petrolio. Purtroppo siamo alla fine. Questo lo capite anche voi, no? E non si tratta più ormai del grido di pochi ambientalisti che, secondo qualcuni, speculerebbero sull'ecologia per farsi strada. Ormai il grido è diventato, è diventato universale, però è ancora un grido lento. Noi abbiamo fatto un buco nell'ozono che sta aprendo la via mondiale al tumore, e questa piaga che scende dal cielo non la porta l'angelo sterminatore, ma l'ha voluta l'uomo, fregandosene degli scarichi industriali, degli spray, dei condizionatori d'aria e persino dei frigoriferi che possono arrivare a squarciare l'atmosfera. Nonostante questo, il grido però è ancora molto, ma molto sussurrato, anche se adesso stiamo facendo un altro piccolo grido così, alla nostra maniera, però è ancora molto sussurrato. 123 paesi si sono riuniti a Londra per cercare di combattere questo buco nell'ozono e non sono riusciti a concordare un'azione comune. Cioè, il grido c'è stato, però la Russia e la Cina hanno detto: noi non rinunceremo ai frigoriferi, ci faranno venire il tumore ma ci porteranno il benessere. Allora c'è stato subito alla riunione c'è stato subito un mormorio nella sala fra quelli di rappresentanti dei paesi occidentali, che si davano delle gran gomitate, ci sono cascati anche loro, non sanno che invece è il contrario, è il benessere che porta il tumore. E uno gli ha detto: dove sta la differenza? E cosa ne so io? Gli ha risposto lui. Quindi c'è la confusione. No. Quindi io penso che noi dobbiamo cominciare a cercare di fare qualche cosa, no? E cosa possiamo fare? Cominciare a guardare in casa gli sprite, se ci servono o no, se dobbiamo cambiarli. I motori diesel, dice lui. In nome del profitto si può fare qualsiasi cosa. Si può avvelenare l'acqua che beviamo, tradire, abortire. E se per caso qualcuno fa in tempo a nascere, lo abortiscono dopo, e sulla sua tomba poi scriveranno: ha avuto la malsana idea di nascere, e come se non bastasse aveva espresso una sua opinione, dimenticandosi che la libertà di pensiero è un patrimonio che non appartiene ai viventi. Però se voi altri vi staccate da quella poltrona che è piena di bottoni, ne schiacci uno e viene fuori la schiuma da barba. Tra poco faranno uno spray dove appena non ci sarà più neanche bisogno del rasoio, appena schiacci ti disintegra tutta la barba, solo che se magari sbagli a schiacciare ti porta via tutti i denti. se voi avrete la forza di distaccarvi da queste cose automatiche e di sollevarvi dalla poltrona, non adesso perché stiamo facendo lo spettacolo, tutto questo può cambiare. E allora forse ci accorgeremo che la morte forse non esiste, perché la morte non è nient'altro che un quantitativo di male che ci stacca dalla vita. Più la vita, più la morte, più il male si riduce e più noi ci avviciniamo alla vita. Dai un bicchiere d'acqua. Sembrerà strano, ma a Montecatini di Termini non c'è acqua in questo momento. Non c'è acqua? Adesso sono andati a prendere alla fonte, al tettuccio. Tu continua, vengo io quando... Sì. Tanto ancora qualche ora c'è. Sì, certo. È che se non arriva l'acqua non riesco più a parlare. Montecatini. Ah, eccola qua. Acqua salutare di Montecatini. Quindi cosa possiamo fare noi per cercare di cominciare a metterci... così, per cercare di aggiustarlo questo buco, no? Cosa possiamo cominciare a fare? Dobbiamo cominciare dal principio a eliminare tutte le cose che non vanno, che poi sono le cose più banali, che sono infinite, che sono quelle che durante la vita quotidiana attentano alla nostra vita. Tutte le interruzioni, per esempio, le interruzioni. Prendiamo un'interruzione, una cosa a caso. Partiamo dai programmi della televisione. Vedi che poco per volta, vedrai fra un po' ci sarà una rivoluzione qua. Per esempio prendiamo a caso Maurizio Costanzo. Io dico a caso, potremmo prendere un altro, ma prendiamo lui. Lui è vergognosamente schiavo dei suoi consigli per gli acquisti. Voi l'avrete visto, avete visto il programma? Lui, poi fra l'altro, guarda sempre dietro le quinte. E oltretutto è anche un po' maleducato perché distrae sia l'ospite che sta parlando sia quelli che stanno seguendo il programma. Lui guarda sempre dietro le quinte. Io mi immagino che c'è sempre dietro le quinte uno con la bandierina, con il cronometro, appena scatta, trac, dai via, e Costanzo, felice, dice consigli per gli acquisti. E questo è assurdo, questo. Questo vuol dire spezzare, troncare. Tu sei un assassino, Costanzo, sei un assassino opinioni, perché guarda, non ha ancora sviluppato il concetto e tu mandi consigli per gli acquisti. Ora io non dico che non bisogna fare la pubblicità e non sono d'accordo neanche con i comunisti che dicono che Berlusconi dovrebbe abolirla totalmente. No, bisogna fare i film in tre tempi, bisogna fare, anziché fare interrompere 10 volte, interrompere 3 volte, però quello ha il tempo di parlare, ha il tempo di ascoltare. Adesso io ho preso Maurizio Costanzo a caso, veramente, se non è che lui è il capro espiatorio di tutte le cose che succedono nel mondo, certo no, se io me la prendo con lui è perché penso che l'idea del suo programma è buona, però va perfezionata questa cosa qua. Non farei altrettanto con Magalli o con Domenica In, che sono trasmissioni talmente cretine che anzi quelli più li interrompono e meglio è. Allora io penso che per combattere tutte queste cose che stanno succedendo nel mondo non c'è bisogno che voi, non avete bisogno di armi. In casa vostra forse non lo sapete, ma ne avete una micidiale che è puntata giorno e notte contro di voi, ed è la televisione. Però se voi parlate, se voi quando andate vi incontrate dal panettiere o dall'ortolano e dite ma com'è stato il programma ieri sera? Cominciate a dire ma c'era troppa pubblicità e forse un pochino meno, forse... e vi mettete d'accordo, per esempio, dire guardiamola fino a un certo punto, poi basta. Allora quegli altri, che sarebbero le multinazionali, tutte le cose che hanno puntato questa arma contro di voi, la situazione cambia, perché poi siete voi che tenete sotto controllo le multinazionali. perché loro capiscono l'errore dove sta. L'errore sta dove l'audience comincia a calare. Però come fate voi a mettervi d'accordo tutti quanti? Dovete parlare fra di voi. Tu non sei d'accordo su questo? No, 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 io pensavo di fare 8 puntate. No, ma le facciamo 8 puntate. Maurizio Costanzo ce lo siamo giocato. No. Domenica In ce la siamo giocata, Magalli pure, lo sterminio è iniziato. No, non è vero, perché Maurizio Costanzo ha una bellissima trasmissione e io la guardo, però mi fa arrabbiare terribilmente quando uno sta cominciando a fare un discorso, nel momento che questo sta dicendo una cosa intelligente arrivano i consigli per gli acquisti. Questo non è possibile, non si può andare avanti così, capisci? E purtroppo queste cose succedono in tutti i settori, persino in quello dello Stato. Perché, vedi, Pippo, io posso capire con molta fatica, io posso capire il limite di velocità del ministro Ferri. Con fatica, ma posso capirlo, perché oltre a mettere in pericolo la mia vita, io metterei in pericolo anche quella degli altri. Ma la cintura di sicurezza con la Q, con la curezza, la cintura di sicurezza, perché ogni tanto mi si incaglia così, è una cosa che riguarda soltanto me. Quindi che cosa devo dedurre? Devo dedurre che lo Stato mi vuole bene, è giusto? Certo. Ma adesso sarà obbligatorio tra pochi giorni. Sì, lo so, per quello che dico. Siamo a posto. Sì, sto parlando di quello. Tu eri qua adesso. Non mi muovo più. Ecco, la cintura di sicurezza, per esempio, è una cosa che riguarda soltanto me, individuo. Quindi io devo dedurre che lo Stato mi vuole bene. Però anche qui, come da Costanzo, c'è una forte contraddizione. Perché Costanzo ci propina delle trasmissioni che all'apparenza sembrano culturali, ma poi nel suo salotto mai un discorso si riesce a concludere, perché c'è questo mitragliamento così. E la stessa cosa succede nello Stato, perché cosa fa lo Stato? Da una parte fa una legge dove dice che chi si ammazza senza le cinture di sicurezza, lo Stato retira la patente al morto. Quindi quello lì, oltre che si è ammazzato, per tutta la vita deve andare a piedi. Hai capito? Dall'altra parte, invece, fa una legge dove dice che l'aborto, in certi limiti naturalmente, è chiaro, in certi limiti, però quei limiti ci sono, l'aborto è facoltativo, cioè l'aborto si può fare. Cioè tu, ti dice, tu puoi uccidere se vuoi. Se vuoi. Se non vuoi, vai al bar, uccidi un'altra volta. Quindi in sostanza lo Stato che cosa ti dice? Ti dice, adesso che cosa ci sta dicendo lo Stato? Se ti uccidi tu, io perdo la pazienza, ti tolgo la patente, ti prendo a sberle. Se invece sei tu che uccidi un altro, io non ti faccio niente. Purché... Purché... No, lasciami finire. Lui dice, se uccidi un altro, io non ti faccio niente. Purché lo uccidi da piccolo. Perché sennò poi diventa grande questo qua. E allora ecco, sì, dimmi. Tu sai, Adriano, che c'è stato un referendum sul divorzio, sull'aborto, eccetera. Sì, certo. Certo, ci sono delle distorsioni per quanto riguarda questa famosa legge 194, molti ne stanno parlando, forse si arriverà a un altro referendum per limitare... Ma insomma, la legge è legge dello Stato, insomma, sì, certo, è legge che è stata approvata dai cittadini. Ma io non discuto la legge dello Stato, io discuto la contraddizione assurda. Noi vivete in un continuo susseguirsi di contraddizioni assurde, questa è una contraddizione assurda. Io è questo che discuto, io non discuto mica che lo Stato ha fatto una legge sull'aborto, se l'ha fatto vuol dire che c'ha i suoi motivi, è giusto, perché c'erano le donne che si facevano i casini lo stesso, quindi si ammazzavano, e quindi avrà calcolato, non la discuto. Io discuto, a parte il fatto che è sempre una legge che non... Io discuto quando dice che vuol salvaguardare con la mia cintura di sicurezza. Come? Vuoi salvaguardare me e poi dopo ammazzi il piccolino? Questo che io discuto, la contraddizione che discuto. Allora ci troviamo di fronte a un'incoerenza. E l'incoerenza dice... allora io dico o abolisci la legge sull'aborto o abolisci le cinture di sicurezza. Però lo Stato non ce la fa da solo a fare tutte queste cose, perché ha troppi pensieri. Allora? E allora io direi che è importante che la gente capisce che noi viviamo in, queste continue contraddizioni che da una parte ti danno la medicina per dormire, dall'altra te la danno invece per stare sveglio, proprio nello stesso tempo. Bisogna fare qualche cosa per cercare di cominciare a prendere coscienza di questo fatto, piano piano, però purtroppo è la gente che deve prendere coscienza di questo. Quindi io sfrutterei la trasmissione di Costanzo per fare un piccolo esperimento. Da Costanzo? Io farei un piccolo esperimento, io penso che stasera Maurizio, saremo... Secondo te quanto siamo stasera? Sino a poco tempo fa, adesso tanti. Cioè... Allora io penso che stasera saremo almeno, non voglio esagerare, io sto sempre sotto, però io penso che saremo almeno 10 milioni, cioè che ci state seguendo dalle vostre case. E lunedì io vorrei che alle 11:20 vi sintonizzaste tutti e 11 milioni nello show di Costanzo. Io credo che Costanzo, quanto avrà Costanzo mediamente? 2 milioni, 2 e mezzo, ecco, va bene. Un 2 milioni più 10, se sono 10, sono 12. Di più, farebbero 12 milioni, un record che a quell'ora non ha mai avuto nessuno, neanche negli Stati Uniti. È importante questo, è importante perché è sconvolgente, perché i giornali dovranno rilevare che voi vi siete parlati lunedì alle 20:30, ma la cosa più... Alle 22, alle... 30. A che ora c'è Costanzo? 22:30. Dall'inizio dovete vederlo, però sarà ancora più sconvolgente... che è notare che questi 10 milioni, perché sono 10 e 2 12, si staccheranno da Costanzo al terzo spot. Cioè loro dicono fino al terzo spot noi ci sta bene, dopo il terzo spot ci stacchiamo. Facciamo questo esperimento. Bene. Io vado in prigione, cioè vado a casa, volevo dire. No, c'è l'orchestra che sta attaccando. Ah sì, me l'ho dimenticato. Nota, maestro. Comunque il consiglio che vi do io, perché ormai come stanno andando le cose, nel disboscamento dell'Amazzonia, per esempio, sono coinvolti interessi derivanti da ogni parte del mondo, compresa l'Italia. Ci sono alcune fra le più grandi industrie italiane. Non facciamo i nomi, per piacere. No, tanto saranno due. Vabbè. Alcune fra le più grandi industrie italiane che hanno investito miliardi sullo sterminio dell'Amazzonia. Facciamoci fare almeno una cassa da morto, perché ormai è quella l'unica cosa che ci è rimasta da fare. A me spiace per Jovanotti che ha cominciato adesso, poverino. Però io vi consiglio, vendete tutto, vendete le macchine fotografiche, vendete tutto quello che avete e godiamoci questi ultimi anni di vita.